Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Io credo in Dio Padre Onnipotente, Creatore del Cielo e della Terra, e in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, il quale fu concepito di Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto, discese agli inferi, ed il terzo giorno risuscitò da morte, salì al cielo, siede alla destra di Dio, Padre Onnipotente, di là verrà a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la risurrezione della carne e la vita eterna. Amen. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. O Dio, vieni a salvarmi. Signore, vieni presto e mi aiuto. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Come era nel principio e ora è sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Nel primo mistero glorioso contempliamo la risurrezione di Gesù dalla morte. O Divina Volontà, mi fondo in te, entro in te e mi faccio presente a questa scena meravigliosa, non solo della tua risurrezione, ma dell'apparizione a Maria Santissima, la prima testimone del risorto. Metto le mie braccia sulle braccia di Maria Santissima per abbracciarti, o Signore Gesù, e portarti attraverso il mio abbraccio, l'abbraccio di tutte le creature presenti, passate e future, l'amore di tutte le creature. Metto le mie labbra sulle labbra di Maria Santissima per imprimerti con lei e attraverso di lei, nel divin volere, tutti i baci che meriti, per portarti il bacio di tutte quante le creature, soprattutto sulle tue cinque piaghe gloriose, che sono il testamento perpetuo del tuo amore per noi e il prezzo della nostra salvezza. Ritorno nel credo che ho da poco recitato all'inizio di questo rosario, nel Divin Volere, lo faccio mio e nella Divina Volontà, e te lo offro in questo mistero soprattutto per riparare l'incredulità degli apostoli che non credettero all'annunzio delle donne della risurrezione, e tutte le incredulità di tutti gli uomini presenti, passati e futuri, non soltanto di coloro che non credono nella tua divinità, nella tua risurrezione, ma anche di coloro che non credono in tutte e ciascuna le verità rivelate, in quelle che la Santa Chiesa ci propone a credere. Intendo ripararti con questo credo, con questa professione di fede, per tutti coloro che si ritengono in qualunque modo legittimati dal manipolare a proprio arbitrio le verità di fede, ciò che la Chiesa insegna, ciò che il Magistero ci consegna con il suo compito di custodire integro e intatto il deposito della fede. E infine entro sempre nel tuo divin volere, colgo il tuo mandato di andare per tutte le nazioni ad evangelizzare, a portare il Vangelo, e volando, ecco, per il vento, per il sole, e intendo portare il tuo santo Vangelo sulle ali del vento, sui raggi del sole, sulle gocce di pioggia, ecco, perché il tuo Vangelo, la tua parola di vita eterna, tocchi e raggiunga gli uomini di ogni tempo e di ogni luogo, possano essi aprirsi all'ascolto della buona notizia e possa soprattutto il regno della Divina Volontà
premere ed entrare nei cuori di tutti e di ciascuno. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Nel secondo mistero glorioso contempliamo l'ascensione di nostro Signore Gesù Cristo al cielo. Entro divino volere in te, mi fondo in te e mi rendo presente a quella scena stupenda e anche piena di santa e divina malinconia e nostalgia dell'ascensione tua, Gesù, al cielo, il momento in cui la tua presenza sensibile fu sottratta agli occhi di chi ti amava, dei tuoi apostoli e soprattutto agli occhi e al cuore della tua Santissima Madre, divisa ecco tra il sentimento di gioia immensa per la tua glorificazione, ma anche di immenso dolore per questa nuova separazione. Ecco, io entro nel Divin Volere, soprattutto nel cuore di Maria Santissima, ecco, per unirmi al suo dolore e attraverso quel dolore che faccio mio nella Divina Volontà e riparare tutti coloro, sono tanti anche tra coloro che ti conoscono, che non hanno nessuna sofferenza, ecco, quando vivono la tua assenza sensibile, anzi provano indifferenza nei tuoi confronti, ti pospongono a qualunque altra cosa, non ti cercano, non ti desiderano e non ti amano, non ti vogliono e ti rendono, come tante volte tu ci hai ammonito attraverso gli scritti di Guisa, impossibilitato a dare tutti quanti i beni che tu vorresti dargli. Io attraverso il cuore trafitto di Maria Santissima tocco tutti quanti i cuori di queste persone per riparare quello che non ti danno e per attrarre su di loro le grazie
necessario a sciogliere quei cuori e trasformarli da cuore di pietra in cuore di carne per poter ricevere il molto che da te potrebbero ricevere, soprattutto il dono supremo del regno del divin volere. E ancora, ecco, lo faremo poi meglio nel prossimo mistero, con questo mistero comincia la missione della Chiesa, ecco, e nella divina volontà ci facciamo presenti nei cuori di tutti quanti i ministri, gli apostoli, i religiosi di ogni luogo e di ogni tempo, perché per la potenza e la forza della divina volontà possano adempiere degnamente la loro missione, portare l'annuncio del regno, ecco, che comincia con l'opera della redenzione ma si compie con l'avvento del Fiat Santificante a tutte le nazioni e a tutte le genti di ogni tempo e di ogni luogo. Pater nostro che sei in cielo, santificato il tuo nome, venga il tuo regno, fiat tua volontà, sia fatta in cielo e in terra. Pane nostro quotidiano, da nobis hodie, dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentazione, se libera nos amaro. Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Terat in principio, nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. O Gesù, dimitte nobis debita nostra, libera nossa vigne inferni. Deduc in cielo omnes animas preserti milla sque maxime indiget, misericordia tua. Nel terzo mistero glorioso contempliamo la discesa dello Spirito Santo su Maria e gli Apostoli, riuniti nel Cenacolo. Contemplando questo mistero entriamo nella Divina Volontà e giriamo mettendo e facendo nostri gli atti del Divino Volere che si compiono in ciascuno dei sette sacramenti della Nuova Alleanza. Entriamo in tutti quanti i battesimi presenti, passati e futuri, implorando ogni volta che l'acqua benedetta tocca la fronte e quindi lo Spirito Santo santifica le anime dei battezzati, rimuovendo il peccato originale e infondendo la grazia, che insieme ad esse giunga il regno della Divina Volontà. E mettiamo il nostro ti amo su quei sacramenti per riparare le volte in cui i ministri lo celebrano in maniera non perfetta, in maniera frettolosa, in maniera non devota, non attenta. Mettiamo in tutti quanti i sacramenti della penitenza amministrati in tutte le epoche della storia e
tendiamo a riparare tutte quante le amministrazioni non buone fatte di questi sacramenti, le confessioni sacrileghe, per mancanza di pentimento, per non integrità della confessione e disgraziatamente anche qualche cattivo consiglio che dovesse essere malauguratamente uscito, ecco, dalle parole di qualche confessore sprovveduto, speriamo, o a volte anche più che sprovveduto. Mettiamo soprattutto in tutte quante le sante messe celebrate, dove l'amore di Gesù vive ed arde negli altari, per offrire a Gesù stesso tutte quante le riparazioni del suo cuore sacratissimo, riparazione delle messe indegnamente celebrate o anche qui frettolosamente o freddamente senza devozione celebrate, per tutte quante le comunioni sacrileghe, per tutte quante le mancanze di adorazione e di rispetto nei confronti del Santissimo Sacramento. Entriamo in tutte quante le cresime amministrate nel corso della storia, specialmente in tempi recenti, in quelle di molti ragazzi che purtroppo vivono questo momento come il sacramento dell'addio, mancando certamente di riguardo e di gratitudine per un così grande sacramento. Entriamo in tutti quanti i matrimoni, ecco, implorando attraverso la Divina Volontà su ciascuno di loro non soltanto la validità del sigillo sacramentale, del consenso, ma anche la benedizione di Dio. Giriamo in tutte quanti le amministrazioni degli ordini sacri, il diaconato, il presbiterato e l'episcopato, perché per la potenza della Divina Volontà ci siano sacerdoti e vescovi santi in ogni tempo e in ogni luogo, che possano essere pastori e benedizioni per le anime, e specialmente da quando il Signore si è degnato di e introdurci nel regno del divino volere, accolgano questo dono e siano capaci di predicarlo e di spiegarlo agli uomini e alle donne, membri della Chiesa Cattolica. E infine, ecco, entriamo anche in tutte quante le unzioni degli infermi e in tutti quanti i letti di morte, ecco, implorando tanta grazia e tanta potenza in questo sacramento, perché nessuno muoia disperato, ma tutti possano beneficiare, ecco, come Gesù ci ricorda nelle ore della passione, ecco, dei meriti infiniti della sua agonia nell'orto degli ulivi e delle sue tre ore di agonia sulla croce, ecco, per poter morire tutti santamente in grazia di Dio, riconciliati anche all'ultimo istante, ecco, per godere della Divina Volontà, se non l'hanno potuto fare nel tempo, almeno nell'eternità. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo i nostri debitori, non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori,
adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Nel quarto mistero glorioso contempliamo l'assunzione al cielo in corpo ed anima di Maria Santissima. Ecco, attraverso questo mistero nella Divina Volontà proviamo ad entrare nel cuore di Maria Santissima, non soltanto nella gioia immensa che ebbe nel giorno dell'assunzione, ma soprattutto nel desiderio ardentissimo che ebbe in tutta la sua vita di questo giorno, desiderio al tempo stesso ardentissimo ma perfettamente fuso nel Fiat. In forza di ciò la Madonna, ecco, desiderava ininterrottamente di ricongiungersi a suo figlio, ma al tempo stesso stava piena di gioia sulla terra, adempiendo in tutto e per tutto quella che era la sua missione terrena alla Divina Volontà. Facciamo nostri nel Divino Volere tutti gli atti perfettissimi compiuti in ogni istante della vita terrena da Maria Santissima. Ricordiamo che ha rifatto tutti quanti i nostri atti, come Gesù, che li facciamo anzitutto nostri e li offriamo alla Divina Volontà, rifacendo tutti quanti gli atti di ogni uomo, di ogni tempo e di ogni luogo, così come li ha rifatti la Madonna, quindi donando e portando a ciascuno di essi tutti gli atti compiuti da Maria Santissima nella sua vita terrena e tutti gli atti compiuti dal suo Figlio e nostro Salvatore Gesù Cristo per la nostra salvezza e per la nostra santificazione, chiedendo per ciascuno di quegli atti la riparazione completa di tutti quanti i peccati commessi e l'avvento del Regno del Fiat Supremo. E contemplando in particolare l'Assunzione, ci uniamo ed offriamo alla Santissima Trinità la gioia sia di Maria Santissima che di Gesù in questo sensibile e definitivo ricongiungimento. E pensando a questo mistero pensiamo anche nella Divina Volontà, che è già attuale nella Divina Volontà, il giorno della risurrezione della carne, il giorno in cui staremo anche noi per sempre nella beatitudine del cielo. Ieri San Giovanni non diceva nella seconda lettura che la Gerusalemme celeste era qualche cosa di futuro, lui la vide scendere, utilizzando il tempo presente, perché la Gerusalemme celeste già è, ecco, nella eternità increata, che è quella di Dio, già noi siamo, ecco, sperando di essere nel numero degli eletti e perfettamente e godendo la pienezza della gloria che sarà completa solo dopo la risurrezione della carne. Chiediamo anche a Maria Santissima che ci aiuti, ecco, a fare e a vivere nella Divina Volontà sulla terra per poterla eternamente godere nella vita del mondo che verrà. Pater nostro qui es in cielis, santificato il nome tuo. Venia tregum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Pane nostrum quotidiano da nobis hodit, dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris. Et ne nos inducas in tentazione, se libera nos a male. Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ave Maria, grazia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Jesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ave Maria, grazia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Jesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ave Maria, grazia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Jesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ave Maria, grazia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Jesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ave Maria, grazia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Jesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ave Maria, grazia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Jesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ave Maria, grazia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Jesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ave Maria, grazia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Jesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritus Sancto. Sicut erat in principio, nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. O Jesus. Dimitte nobis debita nostra, libera nossa vigno inferno. Daduc in cielo, omnes animas preserti millas quae maxime indigente misericordia tua. Nel quinto mistero glorioso contempliamo l'incoronazione di Maria Santissima, Regina degli Angeli e dei Santi. Bene, ci fondiamo ancora con il Divin Volere e contemplando la gloria della Principessa, dell'Imperatrice del Regno della Divina Volontà, che da sola supera di gran lunga tutta la gloria degli Angeli e dei Santi. Ecco, noi anzitutto portiamo la gioia e i frutti anche di questo rosario vissuto nella Divina Volontà, tutti gli angeli e tutti quanti i santi, ricordando che Gesù negli scritti tante volte ci dice che la vita e gli atti stessi compiuti nella Divina Volontà da noi che siamo ancora sulla terra accrescono il gaudio e la gloria stessa dei comprensori, specialmente di quelli che hanno vissuto non conoscendo ancora perfettamente cosa significa vivere e operare nella Divina Volontà. Sono misteri grandi che ci lasciano certamente senza parole, sbigottiti, ma credendo fermamente a questo, ecco, noi offriamo e portiamo, ecco, i frutti di questo nostro povero ma immenso rosario, perché abbiamo cercato di viverlo girando nel Divin Volere, a tutti gli angeli, a tutti quanti i santi, quelli che già si trovano in paradiso e quelli che ancora devono nascere, quelli che ancora devono venire. E chiediamo anche, girando ed entrando in tutte le menti umane e angeliche che si trovano nella beatitudine, ecco, di premere e di chiedere e di pressare insieme a noi il trono della Santissima Trinità perché venga il regno della Divina Volontà nella Chiesa, nel mondo. Adveniat regnum tuum, adveniat regnum Mariae, sia sempre la nostra quotidiana, incessante, continua e invocazione a cui certamente partecipano tutti quanti beati, perché tutti quanti beati come noi vogliono, ecco, che ciò che loro vivono in paradiso possiamo viverlo anche qui sulla terra, che la volontà di Dio sia fatta appunto in terra così come viene fatta in cielo. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione ma liberaci dal male. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori,
adesso è nell'ora della nostra Ave morte. Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra Ave morte. Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra Ave morte. Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Amen. Santo. Come era nel principio e ora è sempre, nei secoli dei secoli. Amen. O Gesù mio, perdona le Perdona le nostre nostre colpe, colpe, preservaci preservaci dal dal fuoco fuoco dell'inferno. dell'inferno. Porta in Porta in cielo cielo tutte tutte le le anime, anime, specialmente specialmente le le più più bisognose bisognose della della tua tua misericordia. misericordia. Maria concepita senza peccato, Prega prega per per noi noi che che ricorriamo a ricorriamo a te te e e per per quanti quanti a a te te non non ricorrono, ricorrono, in in particolare particolare per per i i nemici nemici della della Santa Santa Chiesa Chiesa e e per per quanti quanti ti ti sono sono raccomandati. raccomandati. Salve Salve Regina, Regina, Madre Madre di di misericordia, misericordia, vita, vita, dolcezza dolcezza e e speranza speranza nostra. nostra. Salve, Salve, a a te te ricorriamo, ricorriamo, noi noi esuli esuli figli figli di di Eva, Eva, a a te te sospiriamo, sospiriamo, gementi gementi e e piangenti piangenti in in questa questa valle valle di di lacrime. lacrime. Orsù Orsù dunque, dunque, avvocata avvocata nostra, nostra, rivolgi rivolgi a a noi noi gli gli occhi occhi tuoi tuoi misericordiosi misericordiosi e e mostraci mostraci dopo dopo questo questo scritto. scritto. Il Il frutto frutto benedetto benedetto del del tuo tuo seno, seno, clemente clemente Dio, Dio, dolce dolce Vergine Vergine Maria. Maria. Preghiamo Preghiamo secondo secondo l'intenzione l'intenzione del del Sommo Sommo Pontefice Pontefice per per l'acquisto l'acquisto della della Santa Santa Indulgenza. Indulgenza. Padre Padre nostro nostro che che sei sei nei nei cieli, cieli, sia sia santificato santificato il il tuo tuo nome, nome, venga venga il il tuo tuo regno, regno, sia sia fatta fatta la la tua tua volontà volontà come come in in cielo cielo e e così così in in terra. terra. Dacci Dacci oggi oggi il il nostro nostro pane pane quotidiano quotidiano e e rimetti rimetti a a noi i noi i nostri nostri debiti debiti come come noi noi che che rimettiamo rimettiamo ai ai nostri nostri debitori. debitori. E E non non ci ci indurre indurre in in tentazione, tentazione, ma ma liberaci liberaci dal dal male. male. Ave Ave Maria, Maria, piena piena di di grazia, grazia, il il Signore è Signore è con con te. te. Tu Tu sei sei benedetta benedetta fra fra le le donne donne e e benedetto è benedetto è il il frutto frutto del del tuo tuo seno, seno, Gesù. Gesù. Santa Santa Maria, Maria, Madre Madre di di Dio, Dio, prega prega per per noi noi peccatori. peccatori. Adesso è Adesso è nell'ora nell'ora della della nostra nostra morte. morte. Gloria Gloria al al Padre Padre e e al al Figlio Figlio e e allo allo Spirito Spirito Santo. Santo. Come Come era era nel nel principio principio e e ora è ora è sempre, sempre, nei nei secoli secoli dei dei secoli. secoli. Amen. Amen.